per poter sopravvivere alle minime esigenze quotidiane mentre lei è lì su. Vergogna! E lavoro nemmeno si fa e noi non ci stiamo e vogliamo darle una risposta chiara, una risposta collettiva, una risposta che stiamo creando insieme alla vergognosa lettera che ci ha consegnato venerdì scorso. Vergogna, Chiarino! Questa è la tua risposta! La polizia, la vergogna, Chiarino! Vergogna! 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 Si studia e si lavora! Sempre sotto ricatto! Basta, basta, basta! È tempo di riscatto! E questa è la risposta della Regione Piemonte! Schierare i reparti, schierare la polizia, i carabinieri per gli studenti, per gli studenti che non ci stanno con la loro politica, è inaccettabile, decine e decine di poliziotti per degli studenti che non ci stanno, che dicono no al rincaro della mensa, che dicono no al caro vita durante questo consiglio regionale, e loro si barricano nelle loro stanze, sulle loro poltrone, belli al caldo, rilassati, probabilmente con un bel banchetto, un bel drink, una cosa, mentre noi siamo qua a pagare i costi della loro crisi. Non lo possiamo accettare, non l'abbiamo accettato negli scorsi giorni e non lo accetteremo mai. Dobbiamo farci sentire, dobbiamo essere di più, dobbiamo essere in tanti e soprattutto non dobbiamo accettare queste condizioni, le condizioni di vivere in una città che schiera decine e decine di poliziotti per degli studenti che non ci stanno. E questa è colpa della Regione Piemonte, questo è Scirecchi, questo è la Chiarino, vi dovete vergognare! Giora Chiarino, vergogna di Torino! Scirecchi Chiarino, vergogna di Torino! Siamo ancora qua sotto la Regione perché nonostante l'occupazione che abbiamo portato avanti e le forme di lotta che abbiamo portato avanti durante questi giorni, Elena Chiarino non ha fatto altro che rincarare la dose in merito a quello che pensa degli studenti con i quali si dovrebbe interfacciare, ma ai quali chiude la porta in faccia. Questa è la situazione. Ha continuato a dire che noi dovremmo andarcene a studiare, che noi dovremmo farci gli affari nostri e non dovremmo mobilitarci per quelli che sono dei diritti che ci spettano e che la Regione e che Edisu non ci stanno fornendo in questo momento. Questi rincari si inseriscono in un più generale contesto di aumento dei prezzi per tutti quanti quei lavoratori e quei figli di lavoratori e di lavoratrici che stanno subendo questa crisi. Ce la vogliono far pagare, è da mesi che ce lo fanno capire e ancora adesso l'unico modo che abbiamo di rispondere a queste provocazioni da parte di una Regione che rimane sorda nonostante le decine e decine di studenti che si mobilitano e le centinaia che si mobiliteranno nel corso delle prossime settimane. Bene, questa è la risposta migliore che possiamo dare e sicuramente non si fermerà ad oggi, perché con oggi è soltanto il primo passo verso una lotta più ampia che vada a coinvolgere sempre più studenti nelle mense, sempre più studenti all'interno delle nostre università, che vada a coinvolgere i lavoratori dell'università e non solo, che vivono delle condizioni di sfruttamento incredibili e che sono dalla nostra stessa parte della barricata, non dalla parte loro, che si fanno barricata proprio con la polizia e proprio con i carabinieri, invece che scendere e confrontarsi con le persone che tutti quanti i giorni vivono le contraddizioni in cui stiamo vivendo in questo momento e che vivono sulla loro pelle le spese e i rincari. Michela Chiarino, che tanto di sicuro di lavoro non ne ha da fare, ma che cazzo hai da fare in quel 50% del tempo in cui non sei in consiglio? Vieni qua e parla con noi invece che metterti a scrivere dei post ridicoli su Facebook. Sei le palle, scendi e confrontati con gli studenti e chiedigli scusa per quello che hai fatto. Non ci fermeremo qua, perché la mobilitazione continuerà fino a quando non riusciremo a raggiungere tutti quanti gli obiettivi che ci siamo preposti in merito soprattutto all'abbassamento dei prezzi delle mense. Non ci fermeremo e la lotta si allargherà sempre di più.
e meno confronto ci viene dato, più forte, più vigorosa e più lunga sarà la lotta che porteremo avanti. Carone Lemese, caro Libertas, l'università è sempre più di classe. Chiorino, la senti questa voce? La senti questa rabbia? È la rabbia degli studenti che da 3 giorni sono in mobilitazione, che hanno occupato per 2 giorni una mensa con 3 rincari che tu stessa porti avanti, che la regione e che Edisu portano avanti all'interno di una crisi. Ma non solo, questa qua è la voce di tutti gli studenti, di tutti gli studenti che non ne possono più di aule che li crollano sulla testa, di spazi insufficienti, di mense con prezzi fuori dal normale, di pagare con loro sudore un percorso di studi che è sempre più un esamificio. Questa è la rabbia non di giovani che non sanno vivere, ma di studenti che si vogliono ripigliare il futuro e la propria università. E dopo questa mobilitazione non ci fermeremo qua, vieni a sentirla questa voce, vieni a sentirla giù nelle piazze, all'interno delle mense occupate, perché sicuramente non ci fermeremo qua, né alla questione delle mense, né a questo momento, né a questa piazza barricata dalle forze dell'ordine davanti a degli studenti che pretendono solamente i propri diritti. Si studia e si lavora sempre sotto ricatto. Basta, 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 è tempo di riscatto. Vergogna! Fateci passare! Fateci passare! Oh Dio, fateci passare! Fateci passare! Oh Dio, fateci passare! Via, via la polizia! Via la polizia! Vergogna, carino! Cosa state bloccando qua? Vi spiegate cosa state bloccando qua? Fateci passare! Caro delle messe, caro libri e tasse, l'università è sempre più di classe! Aprici le porte, Sciretti! Faccia entrare! Sciretti! 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 Fiorino! Fiorino! Mercoledì noi siamo in occupazione di questo primo atto, questa mobilitazione che è appena iniziata, e questo sia chiaro. Da mercoledì nessuno si è degnato di fare la dichiarazione di apertura rispetto agli studenti, anzi la Chiorino ieri ha ribattuto sulle stesse posizioni che ha espresso con la lettera. Lo stesso Giretti non è venuto alla messa occupata, non è disposto a parlare con gli studenti. Quindi sappia, gli studenti e le studentesse di Torino, in tutte le messe
porteranno avanti in questa lotta che è appena iniziata contro i rincari da voi voluti del 40%. Questi rincari non sono accettabili, non sono giustificati da nessuna manovra, è solo un modo per cui si vogliono scaricare i costi di questa crisi, i buchi di bilancio della regione sulle pelle degli studenti e delle studentesse. Avanti con la lotta, se non cambierà, lotta dura sarà! Se non cambierà, lotta dura sarà! Siamo davanti all'ente, non tanto del diritto allo studio, sarebbe più opportuno chiamarlo della distruzione dello studio. Siamo davanti a quegli uffici di quello stesso Sciretti che ben 2 anni fa appoggiava l'intervento della polizia al campus e spingeva per revocare la borsa di studio agli studenti antifascisti. Non ci meravigliamo quindi che non ascolti la nostra rabbia, che non ascolti chi si batte ogni giorno per il diritto allo studio, che non ascolti i studenti che da 3 giorni, anzi da 7 settimane, sono in mobilitazione, che non ascolti la rabbia che in tutta Italia sta esplodendo nelle università perché ci cadono i soffitti sopra la testa, perché non riusciamo più a mangiare nelle mense, perché siamo costretti a ucciderci per quanta pressione c'è all'interno dell'università, quanto meritocrazia e quanto non si ha misura di studente. E quindi continueremo a mobilitarci, a far sentire la nostra voce e la nostra rabbia. Sciretti, come Chiorino, come Geuna, questo è solo l'inizio, questo è soltanto la scintilla che fa scoppiare l'incendio! Sciretti! Sciretti! Vaffanculo! Sciretti! Sciretti! Vaffanculo! Sciretti! Sciretti!